Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Eccoci qua con Alien Isolation su PC. Come potete vedere siamo su PC. Allora diamo velocemente una piccola scorsa alle impostazioni grafiche. Non ho toccato nulla, vedo che mi ha messo abbastanza abbastanza tutto a balla. Profondità grana della pellicola, ho visto una cosa che non capisco bene. Vabbè, comunque, vabbè, proviamo così. Ok, aspetta che accendiamo il pad. Ok, abbiamo attaccato il pad, così vuoi salvare i cambiamenti? No, perché tanto non ho fatto niente. Ok, io direi di spararci subito l'inizio di questo giochino. Speriamo che sia veramente fico, 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 fico. Andiamo. Allora. Ok, configurazione dei comandi. Ok. Ok. Direi che possiamo partire con il coso. Tra l'altro qua c'ho gli extra. Dovrei avere altre cosine, però. Comunque. Partiamo. Ok, qua c'è praticamente i DLC che ho già scaricato, equipaggio sacrificabile e unica superstite che magari li farò un po' più tardi. Quindi iniziamo subito con Alien Isolation, la campagna principale praticamente. Direi di iniziarla in difficoltà media. Mettiamo... direi che... forse troppetto. Direi così è perfetto. Eccoci qua. Voilà. Siete pronti? Ci cagheremo un po' sotto. Aiuto. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo, da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E il comandante Dallas. Sono morti. Che culo. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla Ripley. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Wow. Ripley? Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito da... Lo so cos'è. È tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai.
Senti, Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno. Ci siamo svegliati. Salve. Ok. Aspettate un momentino, che qua adesso mi devo orientare. Abbiamo preso il controllo della nostra Ripley Junior. Ok. Tacchete. Esplora la Torrens. Ok, bene, bene, bene. Adesso possiamo farci un bel giretto da queste parti. Correre si può. Ok, vestiti. Obiettivo aggiornato. Vestiti, ok. Vestiamoci. Dove cazzo sono i vestiti? Qui. No, questo. Cos'è? Ah, bene. Una doccia al contrario. Figo. Ehi, le mie gambe. Ok, adesso dobbiamo cercare qualcosa per vestirci. Cos'è questo? Un Playboy. Usa i punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Ok, questi qua sono per salvare i progressi. Bene. Vestiti, ok. Ok. E ora? Andiamo a fare un giro. Cazzo. Ho dimenticato di chiudere l'acqua, maledizione. Accendi il terminale. Ok. Ok. Diciamo che leggere queste informazioni non ho molta voglia. Ok, da qua siamo arrivati, quindi... Che bella! Qua che c'è? Ok. Ah! Cos'era? Che ho fatto? Ok. Ok, speriamo che non mi parta qualche... qualche colpo di tosse. C'è qualcuno? No, eh. Oddio, ah. Lì ci vado dopo. Voglio prima esplorare un po' per vedere che cosa c'è in giro qua. Allora, beh, graficamente devo dire che non è male. Anche però mi sa che quella specie di grana che dà l'effetto di vecchio. Oh, salve.
Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del nostro uomo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ora, immagino. Vado a vedere. Parla con Taylor. Obiettivo completato. Mi piace questo stile. No, perché comunque... Spiegatemi una cosa. Se la mamma di questa, cioè la Ripley, è scomparsa da 15 anni, perché qua è tutto così old school? Vabbè, non facciamoci troppe domande. Ok. Oh, guardate. Oh, ok, è un labirinto, cazzo. No, sarà molto divertente perdersi qui. Quella. Ciao. Ripley. Sì. Ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Ci ho parlato. Sembra nervosa. Non l'avevo notato. È una dirigente abile, comunque. Dovrebbe essere in grado di aiutarci con eventuali questioni legali. Parla con Samuels, ma non avevo parlato... Ah, scusate. Pare che ci siamo. Vai sul ponte. Che cos'è questo coso? Usa. Toing. Ops. Oh, merda! Vabbè, andiamo sul ponte. Ok, e il ponte sarebbe da che parte? Qua sono gli alloggi. Forse qui? Ma chi è che lascia in giro attrezzatura? Ah, eccoci qua. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando. So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ASMG caricato e calibrato. Non so perché, ma questo andiamo e torniamo. Ma canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti? Bello. Osservate l'avvicinamento sul monitor. Prendi il documento con le istruzioni. Ah, eccole. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Sevastopol. Ci sono dei danni?
Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo 3 passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del nostro uomo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. Ma che bella tutina! State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Depressurizzazione. Oh merda. Resta dietro di me, Taylor. Cioè quella si sta cagando sotto proprio. Certo. Ma che strafigata. Che cazzo è successo qui? Oddio, Ripley. Stai andando bene, Taylor. Oh merda. Oh no! Ecco! Oh shit! Porca! Dove cazzo è andata quella mo? Raccogliere le istruzioni per aiutare il replay, bla 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 bla. Oh, beh, la situazione direi che è abbastanza merdotata. Ok ragazzi, io direi che questo primo gameplay può finire qui e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti da Genetic DNA.